Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per questa iniziativa che si chiama Cinema per Tutti, un cinema accessibile, oggi dedicato alle persone cieche. Saremo tutti bendati e in compagnia anche di personaggi noti e meno noti come Ottavio Zaccaria dell'Unione Italiana Ciechi, avremo la possibilità di capire cosa vuol dire appunto essere non vedenti. Qui accanto a me c'è Giuseppe Filice, che è vice sindaco di Cleto, al quale chiediamo l'importanza insomma di queste iniziative, non soltanto per le persone cieche ma anche per le persone normodotate. Allora sì, questa è una serata unica, ma non solo unica, di grande solidarietà, che va sottolineata perché è un gesto che parte da alcuni cittadini della nostra comunità verso altri cittadini, in questo caso due concittadini che sono non vedenti, che vivono questo grandissimo disagio. Parlare di solidarietà sia per i cittadini che per noi che rappresentiamo le istituzioni è molto importante, perché la solidarietà spesso sfugge, è il principio su cui è stato costruito lo Stato. L'articolo 2 scritto della Costituzione, scritto da persone di altissimo spessore culturale, stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, e attenzione, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili, dei principi inderogabili di solidarietà sia politica che economica che sociale. Quindi per un'amministrazione, ma anche per i cittadini, parlare di solidarietà significa rendere effettivo un principio costituzionale. Non bisogna nemmeno dimenticare che la solidarietà poi rende effettivo il principio di uguaglianza, perché elimina quegli ostacoli, elimina le discriminazioni. Adesso per due persone non vedenti stasera vedere un film, come rendere accessibile quindi un film, come lo possono vedere tutte le persone, come lo possono, la proiezione la possono vedere tutte le persone, è molto importante perché abbatte un ostacolo, quindi rende uguali, rende liberi e quindi non limita la libertà delle persone. Tra l'altro so anche che il Comune di Cleto ha dei progetti, come per esempio il progetto Cleto d'Argento, che si rivolge agli anziani, e qui si parla anche proprio di servizio civile, di quello che è diciamo, l'utilizzazione proprio dei ragazzi del servizio civile per scopi benefici. Noi siamo una di quelle amministrazioni che nella programmazione ha dedicato una parte importante anche ai diritti delle persone. In questo momento dove spesso alcune amministrazioni vanno a erogare dei servizi in termini di vantaggio o di risultato economico e spesso si finisce per vulnerare o ledere o precludere i diritti delle persone. Noi abbiamo dedicato il progetto del servizio civile agli anziani della nostra comunità e abbiamo voluto che si incontrassero anche per dialogare due generazioni, la generazione degli anziani e quella che poi dovrebbe, la generazione del futuro, quella che poi dovrebbe avere, governare, dovrebbe avere in mano il futuro dell'umanità. E con questo, se così possiamo dire, abbiamo voluto squarciare un velo di solitudine che spesso cade sugli anziani, dovuto un po' alla vastità dei territori, un po' perché la società spesso li mette ai margini, dimenticando quello che hanno dato per costruire la società che noi viviamo. Allora, tra l'altro una particolare attenzione l'abbiamo dedicata alla scuola. L'amministrazione si è fatta carico di sostenere delle spese per investire nella formazione delle generazioni future. Noi abbiamo portato i ragazzi delle scuole, il comune ci ha tenuto tantissimo a portare, l'amministrazione a portare i ragazzi delle scuole, prima a Locri, 2 anni fa a Locri, per sottolineare l'importanza della lotta alla criminalità e quindi l'importanza di valorizzare il principio della legalità in una società, e poi l'anno scorso al Ferramonti proprio per sottolineare l'importanza delle discriminazioni, la negatività delle discriminazioni che ci sono stati, perché siamo convinti che valorizzare la cultura sia la cosa migliore, lo strumento migliore per contrastare la criminalità, perché dove c'è cultura è più nitida quella linea di demarcazione tra il valore ed il disvalore. Anche quello che stiamo facendo oggi è cultura, quindi da Cleto vi salutiamo con Cinema per Tutti, dandovi appuntamento ovviamente alle altre iniziative che faremo proprio qui sul territorio. Riccardo Cristiano, Liberi TV.